4-5 anni fa abbiamo deciso di sistemare la cantina. Questa cantina che è del 1672, perché la casa a catasto a Scholz è dal 1672 e quindi la parte più antica è chiaramente le fondamenta, la cantina, basata tutta sul tufo. Abbiamo inaugurato la cantina, c'era una signora che ha un'agenzia turistica a Roma, che c'era ancora adesso, una signora finlandese, che mi ha detto: ma signora, posso portarle un pullman di finlandesi in questo posto? Offrivamo un aperitivo, poi venivano a pranzare, gli offrivamo un pranzo in questo salone qui, che erano una ventina di persone, e tutti quanti ad ammirare questo posto. Quando siamo venuti qui, anche qui ho dipinto le piastrelle dei bagni, della cucina, il bagno delle fucsie, il bagno delle glicini, il bagno delle rose canine, eccetera, eccetera. E poi ho dipinto tante cose e ho fatto delle mostre e ho anche insegnato a dipingere per un certo periodo. Ho avuto delle allieve che hanno imparato a dipingere da me e è stata una delle attività che ho svolto, perché io ho fatto un sacco di cose, devo dire, insomma. Mi piacerebbe fare qualche altro concerto, qualche altra mostra, mi piacerebbe fare un mercatino di Natale, perché ha tante potenzialità questa villa e può essere un centro di attrazione che poi dopo si sviluppa anche attorno, perché se vengono qui poi magari vanno a pranzare ai ristoranti di Scholz o di Andezeno, insomma c'è modo di far venire turisti, anche stranieri, sulle colline di Torino e far conoscere questa bellezza che c'è qui attorno, perché abbiamo dei paesini graziosissimi, poi c'è l'abbazia di Vezzolano, c'è Cinzano col castello, ci sono tanti posti che meritano di essere visti. In cima a tutte queste colline, in tutti questi paesi c'è un castello. C'è il castello a Montaldo, c'è il castello a Bardassano, c'è il castello a Pavarolo, ci sono castelli su tutte le colline, su tutti i paesi che sono in genere sopra in cima a una collina. E poi si possono fare delle passeggiate, perché effettivamente in mezzo al verde qui invoglia a passeggiare. Io con mio marito ho visto questo posto girando in bicicletta e qui ci sono moltissimi, moltissimi ciclisti che vediamo sempre passare di qua. E d'altra parte questa è la strada che fa parte del percorso di Don Bosco. È un percorso molto piacevole, non faticoso, perché le strade sono abbastanza... Una volta saliti su si cammina quasi in piano, quindi è tutta agevole. Beh, quando abbiamo fatto i mercatini, effettivamente c'erano tutti i produttori della zona che sono venuti a portare i loro prodotti. E proprio di Scholz sono solo quattro, praticamente. Mieli, e confetture, prodotti insomma, sotto olio, sciroppi, cose così. Però nei dintorni c'è molto di più, perché ci sono altre cose, c'è il vino a... di dintorni, sì, perché una volta qui erano tutti vigneti, tutta la zona era vigneti, Freisa, soprattutto Freisa, però anche qui c'erano vigneti. Insieme a una mia amica abbiamo formato una società, diciamo, insieme, per fare un vivaio di rose. Abbiamo circa 200 piante di rose di almeno 120 varietà, soprattutto di rose antiche. Ho fatto fare dei concerti di musica classica, concerto tra le rose. Nel 2008 l'abbiamo chiamato Di Rosa in Rosa. C'era mercatino, c'erano mostre di fotografie di rose, di quadri, di dipinti, insomma tante belle cose con il tema delle rose. E insomma, comunque noi continuiamo a essere qua.